perché arriva questo pazzo, ti spara sui gradini di casa. E poi la polizia, quando lo trova, subito gli spara e da bella finita, non sapremo mai cosa gli era venuto in mente. Perché? Perché si diventa pazzi così? Che cosa cerchi? La prima cosa che ho fatto, secondo me molto interessante, arrivavano gli anni Ottanta e la direttrice dice: ma proviamo a fare, per tra le varie cose, cosa ci daranno gli anni Ottanta, cosa ci darà la moda? E io dico: boh, proviamo, non so. E penso, potrebbero essere Versace e Ferré. Allora vado e quando arrivo lì lui sta scegliendo dei gioielli. È una scena fantastica, perché allora entro, mi riceve, ci salutiamo. E dice: no, io sai, srotola questa, dice: ah, forse prenderei questo, preferisci questo o questo, ma forse quello, cioè, allora prendo questo. E questo è stato l'incontro con Versace. Ci siamo conosciuti lì e poi abbiamo cominciato a frequentarci. Lui era lo stilista, io ero la giornalista, però poi tutto questo si fermava, eravamo due persone che si piacevano, ecco. Ed è stato molto interessante, perché la prima cosa che ho notato di Gianni e che poi ho ritrovato sempre era la sua grandissima capacità di selezione. Cioè, si metteva lì con un libro, lo sfogliava, questo, cioè una capacità di scegliere quello che gli piaceva, di selezionarlo, che era veramente ammirevole. Lui era una persona comunque molto semplice e insieme molto sofisticata, però anche molto semplice. Io ho fatto tantissime cene da lui, seduta al tavolo in cucina con Antonio, il suo compagno, che riscaldava le cose. Però era anche lo stesso uomo che poi pigliava l'aereo privato, andava con Elton John, faceva quello che gli piaceva, quello in cui credeva, e non importava niente se la corrente di pensiero comune andava in una certa direzione, lui faceva andare in un'altra. E questa capacità l'ha reso in grado di fare delle cose veramente originali. Viveva nella sua fantasia e anche nella rielaborazione delle cose che gli piacevano. Erano tante le cose che gli piacevano, eh? Era un uomo che amava molto la vita. La cosa impressionante dell'omicidio Versace è stata la velocità con cui si è sparsa la notizia in tutto il mondo. Quella notizia lì l'ho presa, ero fuori, ero andata a intervistare Alessandro Gassman. Rientrando in albergo trovo un messaggio dalla redazione che mi dicevano che Versace era morto. Ora, siccome da un po' di tempo circolavano voci che lui stesse male, no? Aveva avuto questo tumore all'orecchio, così. Io ho richiamato dicendo: ma guarda, sono le solite chiacchiere, perché sta benissimo. Mi ha detto: no, gli hanno sparato. E io a quel punto gli ho detto: beh, ti richiamo, perché ero veramente colpitissima. E poi la violenza così improvvisa, mi sono sempre detta: non riesco a capirlo, solo che mi sembra tremendo che sia morto così. Per me Gianni era un amico. E mi infastidivano molto le chiacchiere che sono girate sul suo conto, perché mi sembrava che parlassero di una persona che io non avevo mai conosciuto. Mai penserei a Gianni che stava là a una festa, o che si faceva di coca, o lontanissimo da lui tutto questo. Poi tieni conto che era stato poco bene, quindi si curava molto, aveva una vita che amava, faceva una cosa che amava tantissimo. Sai, io mi ricordo ancora quei funerali in Duomo, è un'immagine precisa di Lady Diana, molto bella, con quest'abito sbracciato, che guarda Allegra, la nipotina di Gianni, che piange, e piange in un modo, io non ho mai visto nessuno piangere così, aveva la faccia all'indietro, mi sembrava che le lacrime le cadessero in bocca, era un'immagine della disperazione. Io poi, sai, sono anche emotiva, non lo nego, e quindi passato tre quarti della cerimonia a piangere, così. Io penso che a Versace dobbiamo tanto, comunque, gli dobbiamo tantissimo.